Protocollo che oggi è un patto d'azione, quindi assume una connotazione molto concreta e il senso per cui Unione Europea, Governo nazionale, Governo regionale hanno firmato questo atto per dire tutti insieme miglioriamo la qualità dell'aria. Non è il tema soltanto di uscire dalle due infrazioni che sono innanzi alla Corte di Giustizia Europea per il particolato, cioè il PM10 e per il biossido di azoto, l'NO2, che è un tema importante, ma quanto un numero. Oggi in Italia l'Organizzazione Mondiale della Sanità certifica che 219 persone ogni giorno muoiono prematuramente a causa dello smog, 80.000 persone all'anno, un numero che noi vogliamo azzerare assolutamente. A loro lo dobbiamo e il patto d'azione include 6 ministeri, Presidente del Consiglio, e ci sono le risorse perché ognuno faccia qualcosa. L'abbiamo costruito in modo che sia misurabile, tracciabile e trasparente, in modo che ognuno sa quello che fa, sia come regioni sia come ministri. E abbiamo anche finanziato, ci sono fino a 400 milioni di euro per anno, non solo quest'anno, c'è un una tanto. Quindi vuol dire che ci sono tutte le condizioni per cui questo protocollo possa funzionare realmente, c'è una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, io ho fatto solo il tessitore come Ministro dell'Ambiente, giusto adesso che tutto rientri nell'alveo della Presidenza del Consiglio perché è un'azione congiunta di Paese Italia. Bene, noi adesso abbiamo tutte le carte in regola e ci assumiamo la responsabilità di questo patto d'azione sia come Stato sia come Regioni, dinanzi all'Unione Europea e innanzi ai nostri cittadini. Ci sono le condizioni, adesso inquinamento e smog, basta.